ho letto la forma breve per essere più veloce. Perché questo Vangelo cominciava che i due fratelli, Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, chiedono a Gesù una cosa grande, di poter sedere nella gloria, in cielo, uno alla destra e uno alla sinistra di Gesù. Gesù dice, non sapete quello che chiedete, non ci avete un'idea. Gesù gli dice, potete bere il calice che io bevo? Sì, lo possiamo. E Gesù disse loro, il calice che io bevo, anche voi lo berrete. E nel battesimo in cui io sono battezzato, in cui sono battezzato, anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra, alla mia sinistra, non sta a me concederlo. È per coloro i quali è stato preparato. Questi due, Giacomo e Giovanni, apostoli, grandi apostoli, soprattutto Giovanni, al principio ancora non hanno capito bene chi è Gesù, che cosa è venuto a fare, ma poi dopo lo capiscono. E quando, soprattutto Giovanni capisce quello che Gesù è venuto a fare e ce lo spiega nel suo Vangelo. Come al solito io mi devo arrabbiare sempre ogni volta che celebro il sacrificio eucaristico, perché la liturgia che leggiamo non corrisponde mai a quello che veramente Gesù è venuto a fare. Ho letto la colletta a principio, quella lunga. Ma che faccio, la rileggo. Che cosa chiediamo a Gesù? Condividere fino in fondo il calice della tua volontà e partecipare pienamente alla morte redentrice del tuo figlio. Ma mica è venuto per questo. È un'altra ragione. Poi dopo qui, alla liturgia eucaristica, c'è scritto tu ci hai redenti con la tua croce e la tua resurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Ma non è vero. Quell'appresso. Il figlio dell'uomo è venuto per dare la sua vita in riscatto per tutti gli uomini. Peggio, non è affatto vero. Io non capisco in quale scuola vanno a studiare le Sacre Scritture, quelli che compongono questi foglietti domenicali. Se lo potrebbero pure risparmiare, padre. Allora, vediamo. Riscatto significa che uno viene liberato dal peccato originale attraverso il battesimo. Ma che tutti quanti gli uomini vengono battezzati? No. E allora come fai a dirmi che sono tutti riscattati? I riscattati sono solo e unicamente quelli che sono stati battezzati. Col battesimo avviene il riscatto. Allora, la maggior parte degli uomini che stanno nel mondo non sono battezzati. Quelli sono riscattati? No. E quelli allora che cosa sono? Salvati. Cioè possono essere salvati se hanno amato il prossimo. Perché il loro dovere, il dovere che Dio gli ha dato attraverso l'alleanza che ha fatto con Noè, perché ci stanno tre alleanze, anche questo non se ne parla mai, ma come fa uno a capire le distinzioni tra gli uomini se non conosce le alleanze? Addirittura trovo scritto sul Messale, quando sto là, sul prefazio, che Dio avrebbe fatto alleanza con Adamo, ma quale alleanza? Ma se l'ha creato figlio suo, che fa l'alleanza col figlio? Non ha fatto alleanza con Adamo. Adamo gli ha dato la partecipazione alla sua vita, l'ha creato a sua immagine e somiglianza.
gli ha dato la vita divina e gli ha dato lo spirito divino, poi gli ha detto regna lui sulla terra con questa potenza che ti ho dato a nome mio. Invece lui si è creduto che poteva regnare a nome proprio, non a nome di Dio. Questo è il peccato. Il peccato è appropriarsi di una cosa che non è nostra, cioè che appartiene a Dio. Allora, colui non ha fatto alleanza. L'alleanza l'ha cominciata a fare con Noè, dopo il diluvio universale. Ma non vi posso spiegare che cosa è accaduto da Adamo fino a Noè. Ma a un certo punto tutti quanti gli uomini sono diventati tali che non potevano più ritornare indietro. Schiavi di Satana, tutti, nessuno escluso. Allora Dio ha mandato il diluvio universale per distruggere tutti gli uomini e ricominciare da capo. Ricominciare da capo con uno dei patriarchi, perché nell'antico io ho detto tutti, eccetto i patriarchi, una fila di patriarchi, 10 patriarchi, che vanno da 7, che è il figlio che Dio dà ad Adamo e Eva, dopo che Caino ha ucciso Abele. Abele era pieno di fede, Caino no. Dopo diventano tutti i seguaci del Caino, tutti. Eccetto questi i patriarchi, questi 10. L'ultimo di questi 10, che è quello che raduna in sé tutta la fede di coloro che l'hanno preceduto, diventa il mediatore dell'alleanza che Dio fa con le genti. Mi pare che sta al capitolo 9 del libro della Genesi. Allora, quando escono da quella costruzione che Dio gli ha fatto fare, e Noè offre un sacrificio per ringraziare Dio di averli salvati, Dio gli spiega che d'ora in poi lui il diluvio non lo manderà più, e che chiede a loro di amare il prossimo, di non spargere il sangue del prossimo e di aiutarlo. Perché il prossimo, dice Dio, io l'ho fatto, l'uomo l'ho fatto a mia immagine, e qualunque cosa farete ai vostri fratelli o prossimo, lo fate a me. Allora, se leggiamo il capitolo 25 del Vangelo di Matteo, vediamo, c'è il giudizio delle genti, giudizio delle genti, c'è scritto proprio genti. Quando giudica le genti, che cosa gli dice? A quelli che ha messo a destra. Quelli che stanno a destra sono quelli che hanno amato il prossimo, a sinistra quelli che non l'hanno amato. Gli dice, avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, non lo dice a noi. Questo lo dice alle genti. Avevo sete, mi avete dato da bere, eccetera. Ero malato, mi avete visitato, e così via. Quelli dicono, ma quando l'abbiamo fatto che non ci conosciamo? Le genti non conoscono Gesù. Allora Gesù gli dice, ogni volta che avete fatto una di queste cose ai vostri fratelli, l'avete fatta a me. Venite a prendere possesso del regno che mio padre, perché quell'alleanza l'ha fatta Dio padre, ha riservato per voi fin dalla fondazione del mondo, prima che io venissi. Voi per quel motivo potete essere salvati. E basta. Poi dopo bisogna formare Maria, sennò il figlio di Dio non viene. Allora si sceglie un patriarca. Allora, il primo patriarca è 7, ce n'è una fila di 10, si arriva a Noè. Con Noè c'è la prima alleanza. Poi c'è quelli che vengono appresso, conoscono Dio, sono alleati con Dio. Un'altra fila di 10 patriarchi che arriva fino ad Abramo.
il quale ha tutta la fede di quelli che l'hanno preceduto. Con Abramo Dio fa la seconda alleanza, l'alleanza per la formazione di un popolo che sia il suo popolo, i figli di Abramo, che devono formare Maria. Ecco con me che si arriva a Maria. Sono gli ebrei che formano Maria. Certo, non da soli, con l'aiuto di Dio, che li guida, li punisce se sono cattivi, li premia se sono buoni, ma l'importante è che a un certo punto si arriva a Maria. La terza e ultima alleanza è quella di Cristo. Cristo è mediatore della nuova ed eterna alleanza. Lui è il mediatore. Il primo è stato Noè, il secondo è stato Mosè. Io non l'ho detto perché non c'ho tempo di tutto. Sul Sinai fa l'alleanza del popolo di Israele con Dio. Poi c'è il nome di l'ultimo, il terzo, è Cristo. Fa l'alleanza tra noi cristiani e Dio. Infatti, quando celebro la messa, alla consacrazione del calice, che dico? Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza. La prima non era né nuova né eterna, ma con la seconda, la terza, cioè quella, questa qua, è nuova ed eterna. Non ci sarà un altro mediatore, un'altra alleanza. Siamo arrivati. E che cosa fa lui? Lui riscatta, ecco, i riscattati stanno solo tra i cristiani. Perché? Perché sono battezzati. Col battesimo gli viene tolto il peccato originale, allora sono riscattati. Se potete anche un'altra parola. Quale? Redenti. Stati non lo sapevo. Noi siamo in due modi. Redenti o riscattati, che è la stessa cosa. Le genti non sono né riscattati né redenti. Loro sono salvate da chi? È vero, da Cristo sono salvate, ma non è soltanto da Cristo, da noi. Noi siamo i riscattati per salvare il mondo, perché le genti le dobbiamo salvare noi. Allora, qui non mi posso avventurare a spiegare questa parte se non finisco. Vediamo se devo dire un'altra cosa e poi riprendo il suo discorso. All'antifona della comunione, questo qua corregge il Vangelo di Marco. Il figlio dell'uomo è venuto per dare la sua vita in riscatto per tutti gli uomini. Al scemo. Gli uomini non sono riscattati, gli uomini sono salvati. Solo quelli che appartengono alla Chiesa sono riscattati. Cioè, questo non capisce niente. Ma come vuoi diventare maestro dei cristiani se tu stesso non capisci quello che dici? E quello di prima era, tu sei redenti con la tua croce. Non è vero che c'è redenti con la croce. Cioè, allora come c'è redenti? Perché c'è redenti? Perché lui è l'agnello di Dio che ha preso su di sé il peccato del mondo. Perché se non prendeva su di sé il peccato del mondo, le croci non ci facevano niente. La morte in croce non ci salva. Boh, non ve lo posso spiegare perché non c'ho tempo. Ma quello che ci salva non è la morte in croce. Tra parentesi, non è manco morto. Ma l'aver preso su di sé il peccato del mondo. Dice, ma qual è il peccato del mondo? Il peccato d'Adamo, quello che ha portato alla morte a tutti gli uomini. Quello si chiama peccato del mondo. I peccati che facciamo noi sono peccati nostri e basta. Non sono i peccati del mondo, sono i nostri peccati. Quello che ha fatto Adamo invece non è solo il peccato suo, è di tutti. Ci ha rovinato a tutti. Allora Gesù ha preso su di sé il peccato del mondo. Anche qui non ve lo posso spiegare perché non c'è tempo. E come ripara il male che ci ha fatto quel cretino di Adamo? Come lo ripara?
Adamo che cosa si è tolto? La vita. Quindi noi dobbiamo morire perché Adamo ha peccato. Gesù che cosa ci ha dato per ridarci la vita? Ci ha dato il sacrificio eucaristico, ci ha dato il suo corpo. Quando mangiamo il corpo di Gesù, mangiamo la vita di Gesù. Formiamo un altro corpo noi, che è il corpo di Cristo. Questo è il corpo del peccato. E il corpo che acquistiamo partecipando al sacrificio del suo corpo ci dà modo di formare un corpo santo che non è stato mai soggetto a Satana. Perché questo, quando siamo stati concepiti dentro la nostra madre, siamo stati concepiti nel peccato. Anche se ci hanno battezzato presto, per almeno i giorni che siamo stati nel seno della nostra madre, stavamo soggetti a Satana. Poi dopo siamo stati liberati il giorno che ci hanno battezzato. Io sono nato il 22 novembre, ma l'ho battezzato il 27 gennaio. In quel periodo sono stato soggetto a Satana. Il 27 gennaio che questo è? San Giovanni Evangelista, pare che ci hanno avuto l'intuito. Io studio San Giovanni Evangelista, soprattutto l'Apocalisse. Adesso basta, però quando finisco. Allora, basta, perché basta? Non pare non partecipare all'Eucaristia. La parola Eucaristia non va bene. Non partecipare al sacrificio del corpo e sangue di Cristo. Non mangiare il suo corpo significa non acquisire la vita, non avere la vita divina. La vita divina ci viene attraverso il mangiare il corpo del Cristo. Ma no, non è nel battesimo? No. Il battesimo ti dà la possibilità di partecipare all'Eucaristia, cioè al sacrificio del corpo e sangue di Cristo, ma non sostituisce. Il battesimo ti libera da Satana, dall'oppressione di Satana, e poi puoi offrire a Dio il corpo e il sangue di Cristo, essere sacerdote. Se non sei battezzato non lo puoi fare. E se anche lo fai, non vale, non ha forza, perché non c'è la capacità. Quindi il battesimo è per entrare e cominciare ad essere cristiani, ma se non partecipa all'Eucaristia non sei cristiano. Che cosa sei? Un beccamotto. Cioè uno che capisce niente, che butta via la vita, così la vita sta qua. Ci vengono i cristiani alla partecipazione del sacrificio del corpo di Cristo? No. Giovanni, se credono che basta essere buoni, dire le preghiere, andare a processione, appicciare le cannelle, portare i fiori, ma che ci fa il brodo con questo? A chi serve? Quello che serve è partecipare al sacrificio del corpo e il sangue di Cristo. Se non si fa questo, non si è fatto nulla. Tutti i sacerdoti dovrebbero insegnare questo qua. Tutti. Nessuno escluso. Poi dopo ci dobbiamo comportare da buoni cristiani. Quello che abbiamo letto oggi, Gesù che dice, io sono venuto non per farmi servire dagli uomini, ma per servire gli uomini, a servizio soprattutto del Dio. Perché Dio questo mi ha chiesto. E mio padre mi ama perché sono obbediente. Mi ha detto, prendi su di te il calice per riparare il peccato del mondo. Io non lo volevo prendere. Però per obbedire al padre l'ho preso. Quando è che non lo voleva prendere? L'ha detto. Nel Getsemani, 3 ore prima. Il giorno prima è stato 3 ore a piangere, a dire padre se è possibile passi da me questo calice.
e ha pianto pure, perché non lo voleva prendere quel peccato sopra di sé, quindi bere il calice, la stessa cosa. E però alla fine delle 3 ore ha detto, vabbè, siccome tu lo vuoi, io lo farò. E l'ha fatto. Però non ve lo dico, alle suore sto parlando, non ve lo dico quando l'ha fatto, in che momento l'ha fatto, che ha preso su di sé il peccato del mondo. E se non avesse fatto quello, di prendere su di sé il peccato del mondo, tutto il resto che ha fatto non serviva a nulla, perfino lo stare in croce non serviva se non prendeva su di sé il peccato del mondo. Preso su di sé il peccato del mondo, allora va bene. Queste suore stanno dal vescovo, è la prima volta che vengono qua, io non l'avevo mai visto, almeno credo, insomma. Io mi chiamo Don Antonio, non so Don Alberto, e se volete sapere questo, se vi vedo che state qui, io vi ricorrendo, perché adesso basta, non posso stare a continuare. Però vi ho dato un'idea di come sto fatto io. In piedi recitiamo il credo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, di tutte le cose visibili.